Salve a tutti voi. Questo che vedete alle mie spalle è un muro sostanzialmente pulito da scritte. In Italia da molti anni, anche in altri paesi europei, seguendo una moda americana, si sono cominciati a imbrattare i muri con delle scritte, con dei disegni, che danno un senso di sporco, di imbrattamento e di degrado. Il Comune di Bologna, utilizzando i fondi della tassa di soggiorno ha dato vita a un'iniziativa molto interessante, la cui parte formativa si è svolta presso l'Istituto Edile. Vediamolo insieme. Si sono presentati nel primo pomeriggio armati di guanti, spugnette, pennelli, caschi di sicurezza e transenne. La squadra anti-graffiti del Comune di Bologna, composta da 13 persone selezionate da cooperative sociali, ha cominciato il suo lavoro sui muri del teatro comunale, con l'obiettivo di ripulire le pareti dai graffiti, dai tag e dagli scarabocchi. Il progetto fa parte dell'opera di Palazzo da Curzio contro il vandalismo grafico, cominciata lo scorso dicembre con l'intervento sull'ex manifattura. Il Comune ha stanziato nel 2013 500.000 euro provenienti dalla tassa di soggiorno, a cui si aggiungono 350.000 euro messi a disposizione da ERA. Sono in programma anche interventi all'Archiginnasio, alla Montagnola e sulle scuole. In primavera dovrebbe partire un progetto più ampio che coinvolga anche i privati. Negli interventi sono utilizzati prodotti che preservino i muri da nuovi imbrattamenti. Il lavoro di mantenimento viene anche assicurato da prodotti particolari che proteggono il muro, quindi utilizzeremo anche prodotti che in qualche modo, se interverremo nell'arco delle 24 ore successive all'imbrattamento, riusciremo a pulirlo senza un grande sforzo. Il progetto Graffiti è un progetto che risale già da qualche anno, è stato interrotto, però diciamo che i rapporti con la soprintendenza riguardo a questo tipo di progetto sono rimasti sempre costanti. Il comune ha deciso di finanziare con la tassa di soggiorno una quota parte di questo progetto, devolvendo 500.000 euro, per il progetto complessivo. Il progetto comprende sia il servizio di pulitura, è stata svolta una gara per questo, rivolta a cooperative del terzo settore, poi comprende l'acquisto di materiali adeguati sia per la rimozione dei graffiti che per la protezione delle facciate. Inoltre il progetto comprende anche la formazione delle squadre che andranno a ripulire le facciate. Le facciate che andremo a ripulire sono esclusivamente di proprietà dell'amministrazione pubblica e riguardano prevalentemente edifici pubblici, ovvero scuole o sedi museali di quartiere. Abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci prevalentemente alle scuole, anche perché all'interno del progetto vi è anche una parte di progettualità da fare insieme alle nuove generazioni, ovvero ai frequentatori delle scuole. Il progetto prevede quindi questa parte di formazione per le squadre che andranno a pulire e la formazione viene svolta sia da funzionari della direzione regionale e dalla soprintendenza per i beni architettonici che da specialisti professionisti per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri mobili e anche da specialisti per quanto riguarda il restauro delle facciate. Ora stiamo praticamente guardando all'opera le squadre che sono all'opera per il cantiere studio, quindi gli stiamo già insegnando le modalità operative per rimuovere i graffiti nei diversi supporti che potranno incontrare nel corso del loro lavoro. Supporti più presenti all'interno del comune di Bologna, del centro storico e anche della periferia sono ovviamente gli intonaci, i laterizi, quindi le pietre e in minima parte, ma decisamente molto importante, ci sono le arenarie e i marmi. Le squadre quindi verranno formate per riuscire a pulire i vari tipi di graffiti che possono essere di vario genere, pennarello o altri tipologie di prodotti sui diversi supporti che
man mano incontreranno. Perché sei iscritta a questo corso? Sono iscritta perché sono senza lavoro, è una possibilità che ho avuto e è anche una cosa che mi piace fare, lo farei anche come volontariato perché i graffiti non mi piacciono. È una cosa che dà fastidio, allora ho un lavoro che mi dà soddisfazione. Beh, il problema principale sicuramente è il fatto che si interveniva con del colore senza una pulizia precedente alla rimozione, quindi fondamentale è la rimozione, quindi la pulitura. A seconda di dove è stato eseguito il graffito ci sono delle difficoltà diverse, quindi più il materiale è poroso ovviamente più la vernice penetra e quindi anche con l'applicazione di un rimotore è possibile che non venga rimosso totalmente. L'unica cosa che mi sento il concetto che deve passare è quello appunto che come dire, un intervento sbagliato è altrettanto nocivo di un graffito. Quindi un colore messo sopra alla pietra è assolutamente controindicato anche proprio a livello conservativo per il materiale che c'è sotto, che sia arenaria, che sia mattone, e quindi fare un intervento mirato da personale formato per fare questo. Ecco. Sicuramente una delle maggiori difficoltà è stata quella di avere un pubblico eterogeneo, cioè degli alunni molto diversi, con formazioni diverse. La prima cosa che ho fatto è informarmi su quali fossero le conoscenze, perché ovviamente da restauratrice il mio approccio è molto tecnico, molto specifico, e d'altro canto è quello che la soprintendenza voleva, cioè un progetto che nascesse considerando il centro storico come un'unica opera d'arte. Quindi l'atteggiamento e l'approccio che ci deve essere nei confronti della rimozione dei graffiti deve essere sempre lo stesso, quindi il metodo espresso nelle linee guida nasce da questo approccio. Naturalmente l'istinto è quello di coprire i graffiti con delle mani di colore, però le toppe che risultano e che infestano la città sono altrettanto antiestetiche delle scritte stesse, quindi cercare di fare capire innanzitutto ai miei, chiamiamoli allievi, il problema di un cattivo intervento di rimozione è stato fondamentale. Quindi innanzitutto ho esplorato le loro professionalità, le loro conoscenze. Alcuni erano muratori, alcuni sono stati in bianchini oppure lavorano nell'ambito delle pulizie. E gli ho fatto anche capire che tutte le loro conoscenze potevano confluire nella operatività dell'intervento, purché mantenessero ben chiaro quello che doveva essere l'approccio, cioè considerare qualsiasi muro, qualsiasi superficie un'opera d'arte perché è il centro stesso di Bologna considerato un'opera d'arte. E quindi poi sono passata alla spiegazione tecnica dell'intervento e quindi punto per punto gli ho spiegato la rimozione, la difficoltà che c'è nel riconoscere i supporti, capire se sono degradati e quindi la necessità dell'intervento in quel caso di un restauratore. Quindi la loro sarà un'operatività nell'ambito della rimozione, ma il fatto che loro possano capire quando è necessario l'intervento di un professionista è anche altrettanto importante. Mi piace anche lavorare, mi piace anche una città pulita, senza graffiti. Oh.
Il progetto di rimozione del vandalismo grafico si accompagna anche con alcune attività educative nelle scuole primarie, le elementari e le secondarie di primo grado, le medie. I ragazzi e i bimbi delle scuole che verranno interessati dagli interventi parteciperanno ad attività educative in classe sul tema del decoro urbano e poi, dopo aver incontrato i volontari, i collaboratori delle cooperative, parteciperanno attivamente ai lavori di rimozione dei tag e dei graffiti. È importante però anche che i muri, dopo che sono stati puliti, rimangano puliti e quindi saranno sempre gli stessi bimbi e i ragazzi a immaginare delle azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la città in modo che questo lavoro resti non deturpato. Il muro è un po' così, una metafora di quello che è lo spazio pubblico e lo spazio comune, per cui sul muro forse si riflettono un po' gli atteggiamenti di incuria della città e invece dall'altra parte anche quelli più di amore, perché poi non c'è solo chi sporca il muro, c'è anche chi lo lascia sporco. Quello che ci dicono i bimbi è che i muri sono di tutti, non sono solo di quelli che li vogliono sporcare, e quindi è importante che gli altri cittadini capiscano questo. Sottolineano il diritto che hanno loro di vivere, di camminare anche in una città, in una scuola bella e pulita, e poi quando gli si chiede loro cosa direste alle persone che trovate a imbrattare i muri, poi qui si apre, si va dalle sanzioni dalle sgridate alle sanzioni più gravi che loro infliggerebbero. Un corso è una cosa molto interessante perché è stato tutta per pulire questi scritti che li hanno fatto, e mi sembra una cosa non è molto buona, però noi stiamo facendo il corso, è molto interessante, diciamo, vedere le cose pulite, perché Bologna qua non si notava prima, però quando abbiamo fatto il corso abbiamo visto che si nota, quasi tutta la città è sporca. Quindi bisogna stare dietro a pulirli, e spero che non scrivano più quel genere là, perché non è buono per lasciarla alla generazione, per i bimbi, tutti quanti. Le difficoltà stanno in quello che viene usato quando fanno i graffiti, dal prodotto che viene usato. Se sono pennarelli, se sono gessi, se sono vernici, quello sta la difficoltà nella rimozione, perché non tutti reagiscono col rimotore normale, quindi si vanno con gli sverniciatori, quindi si fanno più passate finché comunque il colore viene via, senza rovinare comunque la parete che abbiamo sopra. Questo invece è un lavoro più che altro da bisturi, per togliere i residui di silicone o queste specie di siliconati comunque che imbrattano il muro. Qui andiamo direttamente col bisturi, quindi è un lavoro un po' più di attenzione, di precisione, perché il bisturi comunque taglia e quindi si deve fare molta attenzione. Cosa positiva che abbiamo comunque una città un po' più pulita. Forse inizieremo anche a educare un po' le persone a mantenere il proprio paese, la propria città pulita. Magari se si vede qualcuno con un pennarello, questa volta qualcuno dirà qualcosa, no? Sarà più bella vedere un muro, una parete pulita, anziché vederla tutta imbrattata. La cosa positiva per togliere il graffiti, non so, per avere una città più pulita, so dimostrare ai ragazzi giovani che
fanno questi lavori, tra virgolette, che per toglierli bisogna impegnarti in una maniera abbastanza, diciamo, non so la parola che mi viene, sì, e un lavoro, diciamo, duro, sì. Progetto Graffiti è reso anche possibile dal fatto che il Comune di Bologna ha approvato a novembre 2013 il cosiddetto regolamento metropolitano per le clausole sociali. Cosa significa questo? Significa un grande cambiamento nel sistema degli appalti che la pubblica amministrazione deve mettere in piedi quando ha bisogno di realizzare beni e servizi. Pulizia delle strade, manutenzioni, pulizia dei parchi, manutenzione del verde, tutte quelle cose che in una città sono indispensabili e che vengono appaltate all'esterno. Cosa prevede il regolamento? Prevede che nel momento in cui il comune indice un appalto, una delle clausole, uno dei vincoli che mette per regolamento a chi vincerà l'appalto è che dedichi una quota del lavoro che vince, in particolare una quota del 5%, sembra poco, ma quando parliamo di appalti di milioni di euro cominciano a essere cifre notevoli, e si è dedicata appunto all'inserimento di persone definite in situazione di disagio. La situazione di disagio viene definita in un modo largo dalla Commissione europea, che ha dato negli ultimi tempi indicazione perché per disagio si intendano tutte quelle categorie di persone che, oltre a rispondere ai criteri della legge 381, che indicava nelle persone disabili le prime persone da salvaguardare per l'inserimento lavorativo, adesso invece la Commissione europea invita, e anzi diciamo invita con una certa decisione, i paesi aderenti alla comunità europea a intendere come disagio anche tutte quelle fragilità lavorative che vengono espresse per esempio da chi è stato espulso dal mercato del lavoro, dai giovani inoccupati, da chi ha condizioni sociali di fragilità, da esperienze di carcere a tossicodipendenza a temi di disagio psichiatrico eccetera, e ha bisogno di essere reinserito in un mercato protetto, perché diversamente sul mercato del lavoro normale non sarebbe mai più possibile un'inclusione. Questo è quello che un'amministrazione pubblica può fare per il lavoro e soprattutto per rimettere in moto un lavoro dedicato a chi è in situazione di maggiore fragilità in un momento così delicato come quello della crisi. L'Istituto Edile organizza da molti anni corsi di formazione in carcere con i detenuti. Anche quest'anno è previsto un percorso formativo che è verso il termine, e al termine del quale sono previste proprio delle giornate, un periodo consistente di stage nel quale alcuni detenuti andranno proprio a lavorare con delle imprese che stanno realizzando i vari interventi di ripristino e di manutenzione legati ai graffiti nel Comune di Bologna. È una bella esperienza, è la prima volta che alcuni detenuti riescono ad avere questa possibilità lavorativa. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa trasmissione dedicata interamente al nuovo tema del decoro urbano, della pulizia dei graffiti e di come questo possa essere fatto creando occupazione. Arrivederci a tutti.